esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sumo squat. Cinque, quattro, tre, due, uno, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, passo laterale in squat. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori in piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore incrociato. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa.
Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Stacco ad una gamba. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il piede a terra nella fase di discesa per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Affondi frontali più squat. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, scendi meno durante affondi e squat ed effettua un passo laterale al posto dei salti. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, 1. Stop. Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via. Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non
non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.